Sassino che vi parla è Bruno Pizzula per la finalissima della prima edizione del trofeo Camiplast Trento Cup, trofeo natalizio. Tutto è pronto, palla al Milan, partiti. Verza che gioca titolare insieme a Scarnecchia questa finalissima, sono i due innesti che Liedholm ha operato. La differenza, attenzione, intanto c'è Virdisin, a tiro, c'è la parata di Martina. Dicevamo i due cambi che Liedholm ha operato rispetto alla gara contro la Juventus, che ha visto Milan poco vivace. Quindi Milan che gioca a tre punte rispetto alla partita con la Juventus, che presentava due punte, Atley e Virdis, la punta aggiunta è Scarnecchia. Torino, Danova, Dossena, fermato, poi recupera dall'indietro a Ferri, chiude bene la difesa del Milan, riprende Beruatto, prova ad accentrarsi da Zaccarelli, uno degli ultimi superstiti dello scudetto del 76, e Vani. Parte Vani sulla fascia, davanti Maldini, ma invece non riceve la palla da Wilkins, se la mette dentro, tiro di Atley, c'è la parata di Martina, molto debole il tiro dell'inglese, però Milan pericoloso già per la seconda volta, e comunque Milan più reattivo di quello visto nella semifinale contro la Juventus. Zaccarelli, entra in area Zaccarelli, allontana la palla Baresi, rimessa laterale, riceve Serena, palla dentro al limite, ancora Zaccarelli, colpo di testa allontanare, recupera Scarnecchia, perde palla, Leo Junior, Francini, mette dentro a Francini, troppo lungo, non ci arriva nessuno, Di Bartolomei allontana, Danova, non trova nessun compagno, da Ferri che rilancia al limite dell'area, adesso ancora palla che balla ai limiti dell'area rossonera, batti e ribatti, alla fine recupera Di Bartolomei e scambia con Scarnecchia, che viene fermato però da Francini, Raikkonen, Wilkins si spinge in avanti, Wilkins punta l'uomo, entra in area Wilkins, tiro e c'è la parata di Martina, ancora una volta il portiere Granata ha detto di no, riceve Scarnecchia, la mette dentro, colpo di testa e gol del Milan con Pietro Paolo Virdis. Bella l'azione con Scarnecchia che ha crossato, Pietro Paolo Virdis si è fatto trovare pronto e ha buttato la palla alle spalle di Martina, rivediamo, molto bello il cross e altrettanto bello il colpo di testa di Pietro Paolo Virdis. Milan in vantaggio sul torneo, sul Torino scusate, in questa finale del Camiplast Trento Cup, torneo natalizio, vediamo se ci sarà la reazione del Torino, manca ormai pochissimo alla fine del primo tempo. Dossena, Beruatto, fermato fallosamente da Verza, palla lunga, recupera ancora il Torino con Francini, fermato da Di Bartolomei, recupera Beruatto, va sul fondo Beruatto, inseguito da Tassotti, dentro per Schachner, l'austriaco si gira e prova il tiro che però va alto e quindi nulla di fatto. È finito il primo tempo, Milan 1, Torino 0, gol di Virdis. Riprendiamo per questo secondo tempo tra Milan e Torino per la finale della Camiplast Trento Cup. Ferri, Beruatto, Scarnecchia, al rifinitore per il gol di Virdis. Leo Junior in profondità, ma capisce tutto la retroguardia rossonera. Atley, lungo verso Virdis, alla meglio Zaccarelli che spazza via in fallo laterale,
dietro Paolo Virdis, fermato Vani, prova ad andare via Bubu Evani, è fermato da Danova. Ferri, Zaccarelli, Beruatto, Francini, dentro per Schachner, si libera dalla marcatura, Schachner entra in area, tiro, palo di Walter Schachner, l'austriaco ha colpito il palo, adesso c'è rovesciamento di fronte con Virdis, attenzione, Virdis entra in area, Virdis, tiro, gol, doppietta di Virdis, gol mancato, gol subito, la dura legge del gol, Virdis in contropiede ha colpito, raddoppia per il Milan, Milan 2 Torino 0, Camiplast 30 Cup, prima edizione, si può dire che ormai si avvia verso la bacheca rossonera. Sessantasettesimo minuto, Zaccarelli, Serena, incredibile dall'aver sfiorato il gol, subito averne preso uno, ancora Scarnecchia, ottima la sua prestazione, Atley, colpo di tacco, Scarnecchia, Wilkins, Virdis, si trovano a memoria i giocatori del Milan. E un Milan che ha cambiato faccia con questi due innesti, Scarnecchia e Verza, esce la difesa, Scarnecchia, riparte l'ex romanista, Junior a chiudere, riesce a passare per Virdis che cerca la profondità, Evani, Evani dentro per Atle, Virdis non trova la terza rete di poco, molto bella questa combinazione, Vani ancora, però perde il controllo della palla e quindi riparte il Toro, bellissima anche questa azione, Evani recupera ancora la palla, ecco Atle, viene fermato, Zaccarelli, stupenda la prova di tutto il reparto d'attacco del Milan, Milan che ha cambiato letteralmente faccia, attenzione manca mai poco. Ed è finita, il Milan vince la Camiplast Trento Cup prima edizione. Al Milan il trofeo Camiplast, festeggiano i giocatori rossoneri che hanno vinto quindi 2-0. Ed ecco i giocatori rossoneri che vanno a ritirare il trofeo, ecco il dottor Ferrero Scali che consegna la coppa a Franco Baresi. Milan quindi che vince la prima edizione della Coppa Camiplast Trento, denominata anche Camiplast Cup Trento, questo primo torneo ufficiale della FIGC.